Amici sportivi, buonasera, benvenuti al nuovo appuntamento del Rossonero. Bene, dopo la partita di Mezzolara, la vittoria conquistata con le unghie e con i denti dalla Lucchese, la parola d'ordine è non mollare. Devo dire che appunto i 3 punti ottenuti su un campo difficile, dove in pochi sono passati, a Budrio, sono la testimonianza che questo gruppo di giocatori, lo staff tecnico, la società, insomma, non intende arrendersi in nessuna maniera di fronte anche allo strapotere del Piacenza. Sicuramente la nota la sorpresa più grande di questo campionato. Forse in pochi si aspettavano un Piacenza in fuga all'inizio del girone di ritorno, ma tant'è, gli emiliani, che pure abbiamo visto al Portelisa e non ci sono sembrati dei mostri sacri, però continuano a non perdere colpi. E quindi il distacco rimane di 8 punti. Detto questo, però, la Lucchese ci crede e ne è testimonianza anche l'ultimo acquisto, l'ultimo innesto proprio di queste ore, perfezionato questa mattina in via ufficiale da Bruno Russo, che abbiamo qui in studio e che salutiamo. Bruno, Buonasera. ciao, ti ringrazio intanto della tua presenza. E credo che a te spetti il compito in qualche modo di convincere anche i più scettici, appunto, che la Lucchese non lascerà nulla di intentato, ma del resto più che le parole parlano i fatti, come dicevo, perché la vittoria di Mezzolara significa che la squadra c'è, anzi, addirittura è una squadra che sembra adattarsi meglio alle partite più difficili che non a quelle sulla carta più semplici, la società anche perché questo ultimo sacrificio, questo ultimo sforzo che ha portato dentro un altro under di valore, un 93. Intanto comincerei, Bruno, proprio da lì. Parlaci di questo ragazzo, come mai sei andato a cercarlo e quali sono le caratteristiche. Ma intanto perché noi con la cessione di De Vita eravamo un po' scoperti per caratteristiche nel ruolo di terzino destro. Questo è un ragazzo che io conosco perché viene dal settore giovanile dell'Empoli. Qualche anno fa nelle giovanili era uno dei giocatori più quotati addirittura a livello nazionale, poi ha avuto un paio di infortuni gravi su un ginocchio e si era un pochettino perso, visto anche che l'Empoli lo aveva un pochettino mollato, lo ha preso il Livorno, ha fatto la seconda parte del campionato di primavera l'anno scorso con il Livorno e poi quest'anno all'inizio è andato al Bogliasco e chiaramente io nella ricerca di questo giocatore specifico nel ruolo di terzino destro, chiaramente di un'età che a noi ci desse dei vantaggi sotto l'aspetto dei giovani, ho individuato in lui il giocatore che faceva il caso nostro. Chiaramente poi non era facile prenderlo perché lui ha giocato tutte le partite con il Bogliasco in Serie D, essendo un under, quindi tutti sanno l'importanza dei giovani maturi in questo campionato e quindi poi chiaramente facendo un po' pressione sui procuratori del ragazzo e sul ragazzo stesso, visti anche i buoni rapporti che ha il nostro presidente con il presidente del Bogliasco, siamo riusciti a prenderlo chiaramente in prestito perché il Livorno non ha Ci fatto crede. altro che crede moltissimo in questo ragazzo. Allora, guarda, lo conosciamo, questo nuovo giocatore, Galli, come dicevo, classe 93, è una brevissima intervista che abbiamo registrato ieri alla sua presentazione. Mi trovavo più bene là a Bogliasco e sono venuto qua per avere, diciamo, una possibilità in più. E speriamo che vada tutto bene. La Lucchese lotta per un obiettivo ben preciso, che è il campionato, e è una buona squadra con buone prospettive, buoni giocatori. E spero di imparare tanto da loro. È proprio un flash. Che cosa lo ha convinto a venire a Lucca? Probabilmente
probabilmente, come dire, il fascino di questa piazza c'è, no? Anche in una categoria, anzi a maggior ragione in una categoria come la Serie D. Sì, chiaramente questa è una cosa che fa sempre la differenza nei giocatori, perché chiaramente sono piazze dove un giocatore fa presto a mettersi in evidenza. Poi lui effettivamente, essendo Bogliasco, obiettivamente fra Bogliasco e Lucchese non c'è nessunissimo tipo di paragone, visto poi che noi volevamo lui con insistenza, lui si è convinto a venire ad aiutarci nel nostro progetto. Ecco, da dire, anche per, come dire, chiudere e precisare meglio questo discorso, qualcuno si dice, ma come poche settimane fa era arrivato Rossi, adesso si prende un altro terzino. In realtà Rossi non è un terzino destro di ruolo, no? È un giocatore che era stato un po' adattato a quel ruolo. Noi non abbiamo un terzino destro di ruolo, sia Rossi ma anche lo stesso Barretta, che ha giocato domenica anche con... ha giocato bene domenica Barretta, però sono giocatori che non sono giocatori di ruolo, mentre Galli è un giocatore tipo De Vita. De Vita io credo che sia un giocatore molto importante, ce ne siamo dovuti privare nostro malgrado per una questione di perché lui è un 92, quindi c'è molti più vantaggi avere un 92 nella fase d'attacco invece che nella fase difensiva, quindi noi avevamo bisogno di mettere un giovane del 93 o addirittura del 94 nel ruolo di terzino, ma un ruolo, ma che sia un giocatore di specifico di ruolo, e Galli lo è. A proposito di 93, diciamo che almeno a vedere dai primi risultati, la prima scommessa l'hai vinta su Chiarabini, perché questo ragazzo è arrivato, si è inserito subito nella nuova squadra, ha già segnato 4 gol se non vado errato, ne aveva fatti 5 lo scorso anno nel girone di ritorno con il Bogliasco, con il Bogliasco anche lui. Insomma, 4 gol in 6 partite, adesso non ricordo esattamente quante ne ha giocate, mi pare un inizio decisamente promettente per lui. Sì, ma sinceramente questi non sono scommesse, perché noi proprio strategicamente all'inizio abbiamo fatto delle scommesse con dei ragazzi molto più giovani, cioè dei 95. Vorrei sottolineare che la Lucchese ha un organico che comprende anche tanti ragazzi che giocano stabilmente nella Juniores del 95, che sono veramente, io credo che una concentrazione di ragazzi del 95 come alla Lucchese, io credo che ce l'abbiano pochissime squadre a livello nazionale, e quindi avevamo fatto delle scommesse per investimento, mentre ora questi ragazzi non sono delle scommesse, ma sono dei giocatori che hanno già giocato, hanno già dimostrato il loro valore, sia Chiarabini sia Petrone, che ancora nessuno ha visto, ma vi garantisco che è un giocatore veramente che può fare la differenza in questo campionato. Il ruolo di Petrone è più o meno il ruolo di Chiarabini, diciamo che noi abbiamo preso questi due 92 per avere l'alternativa, ma possono tranquillamente anche giocare insieme, ma sono ragazzi che hanno già dimostrato in altre piazze il loro valore, sono giocatori che, come sta dimostrando benissimo Chiarabini, sono giocatori che sono convinto che faranno la differenza, e anche Galli rientra in questa, quindi ormai diciamo che le scommesse appartengono già a un dato certo, infatti la maggior parte dei nostri 95 giocano tutti nelle rappresentative di categoria e sono giocatori molto, molto quotati, ce li richiedono, visto che loro possono l'anno prossimo fare anche la primavera, ce li richiedono sistematicamente le squadre professionistiche. L'esempio è Barretta, che in questi giorni è in visione a Verona, che è una squadra che probabilmente l'anno prossimo farà la Serie A. Ecco, il fatto di aver all'inizio, Bruno, puntato molto sui 95, nella batteria dei giovani, come dire, in qualche modo forse pensavi che il livello del campionato
fosse, non so, leggermente più basso e quindi anche con una squadra molto giovane, con elementi di prospettiva, ma magari non ancora pronti, si potesse davvero essere magari lì a lottare per il primo posto. Cioè, che cosa è cambiato in questo? Non è cambiato, che noi abbiamo messo in piedi un progetto legato ai giovani di proprietà della Lucchese. La maggior parte dei giovani che noi abbiamo preso ora, quest'estate sicuramente noi non li avremmo potuti prendere, perché chiaramente i giocatori preferiscono andare nei professionisti, preferiscono giocarsela lì, poi dopo, man mano che passa il tempo, si rendono conto che magari sono un pochettino, giocano un pochettino meno, e allora pensano di scendere di categoria. Quindi la nostra è stata proprio non un cambio di programma, ma una strategia ben precisa. Tutti i 95, che sono quelli che garantiranno il futuro alla Lucchese, sono tutti di proprietà della Lucchese, e vi garantisco, chiaramente solo il tempo farà capire quello che io dico in questo momento, sono tutti giocatori veramente molto bravi e giocatori di prospettiva importante. La Lucchese aveva bisogno di questo inizialmente, poi dopo, se vogliamo legare un progetto di una società solo ed esclusivamente legato al palo dentro, palo fuori, allora certamente si può pensare che noi abbiamo cambiato il progetto, però vi garantisco che noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto esclusivamente con una programmazione precisa. Da aggiungere, credo, Bruno, che comunque nel corso del girone di andata molte squadre si sono anche rinforzate, cioè sono partite in un modo, ma poi strada facendo hanno un po' rinforzato la loro rosa, no? Cioè, questo è un campionato in cui, diciamolo pure, il mercato è sempre aperto, perché gli svincolati, soprattutto fra i ragazzi, fra gli over, ma anche magari fra gli under, insomma, ci sono. Oppure pensate Conti, un ragazzo di 23 anni, 24, sì, un 89. che era senza squadra, non rientra negli under, però era senza squadra, eppure è un giocatore di valore che potrebbe tranquillamente giocare in Serie C, però non ha trovato squadra perché soprattutto nei professionisti si privilegia, no, gli under, che sì, sono i contributi. Per il discorso dei contributi, questa è un po' una regola che sicuramente condiziona i campionati a tutti i livelli, ma anche condiziona il fatto che ragazzi dell'89 come o addirittura del 90, ma ancora di più del 91, sono considerati vecchi, perché praticamente nei professionisti non prendono il minutaggio, nei dilettanti i 91 sono praticamente fuori quota. Quindi sono quelle cose quelle regole che secondo me non agevolano i giovani, ma secondo me li penalizzano. Tanti giovani bravi giocano sicuramente, quindi non c'è bisogno di avere queste regole così rigide, che poi condiziona chiaramente la costruzione delle squadre. Senti, Chiarabini, Rossi, Galli, Petrone, adesso le alternative in tutti i ruoli ci sono. Forse magari era quello il problema, no? Sì, no, chiaramente era principalmente quello il problema, perché avevamo un po' qualche difficoltà nei ricambi. Il fatto che sulla destra avevamo solo ed esclusivamente Gatto e poi chiaramente i giovanissimi, invece ora abbiamo Gatto e il brasiliano da Silva, e a sinistra abbiamo Petrone e Chiarabini, dietro abbiamo ampia scelta, così a centrocampo. Ora credo che la squadra sia completa e secondo me super competitiva. Questo non vuol dire che la Lucchese possa arrivare prima, chiaramente bisogna anche tener conto degli avversari, che effettivamente il Piacenza sta facendo un campionato un pochettino sopra la media. Noi secondo me stiamo facendo il nostro campionato, che se ne dica. L'unico mio grandissimo rammarico sono i tre punti con il Riccione, che era una squadra, fino a che la incontrassimo noi in quel momento lì, che veramente era la squadra materasso del camionato, che addirittura
noi si pensava di fare richiesta, di farla togliere addirittura dal campionato, perché era una cosa veramente indecente. Addirittura il Mezzolara gli ha fatto 12 gol. Purtroppo quando l'abbiamo incontrata noi si erano rinforzati. Noi in quella partita lì abbiamo avuto delle situazioni, vedi l'infortunio di Casapieri non sostituito subito, abbiamo preso il secondo gol, nell'intervallo siamo stati costretti a sostituire Casapieri e a mettere un ulteriore giovane. Dover recuperare una partita in quelle condizioni, non so se qualcuno se lo ricorda, in quelle condizioni con un ulteriore giovane in campo è stato difficoltoso, infatti non ce l'abbiamo fatta. Quindi io l'unico rammarico che ho, al di là dei pareggi che tutti hanno criticato in casa, per me è l'unica partita dove noi sono i punti che ci mancano, sono quelli con Riccione, quindi poi dopo bisogna dar merito anche agli avversari, in questo caso il Piacenza, che sta facendo un campionato obiettivamente, se continua così, è anche giusto che lo vince. Se voi fate due conti, con tre punti in più saremo a 5 dal Piacenza, con lo sconto diretto da giocare all'ultima giornata, per cui evidentemente, come dice Bruno, quei tre punti sono pesanti nell'economia generale del campionato. Devo dire però che adesso si apre una fase molto delicata e importante, perché il Piacenza ha una serie di scontri diretti, partite non facili, e quindi la Lucchese in queste, diciamo, 3-4 partite forse ha la possibilità di rosicchiare qualche punto, ma naturalmente lo diciamo sempre, no? La Lucchese adesso è nella condizione di non dover più sbagliare, semmai è questo, come dire, l'elemento critico di questa seconda parte, perché quando hai la possibilità di sbagliare magari giochi con maggiore serenità. Però per esempio domenica Mezzolara in una partita difficilissima, nonostante per due volte il Mezzolara ci abbia raggiunto, la Lucchese non ha mai mollato. Questo significa che il temperamento della squadra c'è. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità, poi torniamo ancora in studio e proprio torniamo a parlare della gara appunto di Mezzolara e poi di quella che giocheremo domenica con la Fortis. A fra poco. Bene, siamo di nuovo insieme, seconda parte del Rossonero, in studio questa sera, lo ringrazio ancora Bruno Russo, con il quale stiamo cercando di capire che cosa potrà accadere. Ora magari scendiamo meglio, nella prima parte abbiamo parlato un po' delle strategie della società e mi pare che il quadro che è emerso è molto chiaro. La società, con quei 4-5 innesti che sono stati fatti da novembre ad oggi, ha messo a posto alcune situazioni. Oggi la rosa è una rosa completa, Innocenti ha a disposizione le alternative praticamente in tutte le zone del campo. Non ti ho chiesto una cosa, hai detto Petrone a sinistra, ma immagino possa giocare anche a destra. Sì, insomma. Sì, può giocare in tutti i ruoli d'attacco, è un giocatore per intenderci tipo Giovinco, quei giocatori che possono fare gli attaccanti esterni, gli attaccanti, le seconde punte, sono giocatori che sono molto noiosi per le squadre avversarie. Senti, un'altra cosa volevo chiederti, Canalini quando gioca senza Brega fa gol, quando gioca con Brega magari è più difficile. Ora è chiaro che il calcio, come sempre, non è così semplice, così automatico come potrebbe sembrare, no? Brega ha avuto due giornate di squalifica, non so se poi è stato multato anche dalla società per quel gesto un po' sconsiderato, perché insomma poi al di là dell'espulsione nella partita, ormai la partita era alla fine, ma insomma queste due giornate pesano. Però Canalini domenica ha fatto il gol decisivo e insomma, quindi bisogna dire che anche Canalini, come dire, pur se nelle ultime settimane è stato lasciato un po' a riposo, insomma ha fatto più panchina che campo, però insomma si è fatto trovare pronto e gli va dato atto, no? Perché... certo, ma sono tutti giocatori
che sono stati scelti e selezionati per le qualità che hanno. Certamente i giocatori vorrebbero chiaramente sempre giocare, delle volte magari questo accade un pochettino meno, però durante gli allenamenti questi ragazzi si fanno sempre il massimo, sono preparati benissimo dal nostro allenatore, dai nostri allenatori, quindi sicuramente Canalini ci darà ancora tante soddisfazioni. Però Bruno, mi pare da un punto di vista tattico che difficilmente in questa seconda parte del torneo vedremo un 4-4-2, quindi con le due punte Canalini e Brega accanto, anche perché poi lì diventa un problema di under, no? Sì, queste cose tante volte vengono dimenticate. Il problema di far giocare non è solo tattico, non è solo per una questione tattica, ma è anche legato al fatto di trovare i giovani da mettere negli altri ruoli. Quindi probabilmente accadrà, io credo che possa accadere, che Brega e Canalini possano giocare insieme, chiaramente essendo poi due giocatori diciamo simili come movimenti, chiaramente dovranno un pochettino sacrificarsi ancora di più, però credo che la Lucchese ora sia nelle condizioni di poter vincere tutte le partite, quindi metterei proprio da parte qualsiasi pensiero, sì, al di là dei dualismi che fanno parte della squadra, qualsiasi pensiero che ogni tanto viene fuori nelle piazze quando non si vincono le partite, di cose veramente extracampo, diciamo, cose ridicole che io sento da tutte le parti da anni. La Lucchese è una cosa seria, dove c'è l'assoluto rispetto per definizione, per tifosi, per tutto quello che fa parte del mondo lucchese. Quindi, anche perché poi nelle ultime quattro partite la Lucchese ha fatto tre vittorie e un pareggio, battendo nettamente due squadre che vanno per la maggiore. Abbiamo pareggiato in casa con il Formigine, ci avrebbe fatto piacere vincere, ma non ce l'abbiamo fatta, e addirittura io ho dovuto rispondere a dei tifosi che dicevano che a qualche tifoso che diceva che addirittura Canalini aveva sbagliato il gol apposta. Quindi per cortesia chiedo proprio veramente di non far consumare energie per smentire cose che veramente mi fanno solo ridere. Pensiamo a creare un grandissimo ambiente ostile agli avversari, agli arbitri, non a noi stessi, non a farci del male da soli, e non pensiamo a cose che veramente uno che le pensa ha fumato qualcosa di strano o ha bevuto qualcosa di strano, perché veramente il rispetto, solo la mia presenza penso che possa essere di garanzia per il rispetto che chiunque è nel gruppo lucchese porti, rispetto assoluto per i tifosi, assoluto per tutti. Basta indossare la maglia lucchese, che un giocatore ha l'obbligo di dare tutto, e se qualche volta non lo dà bisogna farsene una ragione, perché è stato un caso, perché sennò qui a corrente alternata un giorno i giocatori hanno rispetto e un giorno non ce l'hanno, un giorno Innocenti è bravo, un giorno Innocenti è inesperto e incapace. Cortesemente, non perdiamo tempo in queste cose, creiamo un ambiente ostile in questa domenica per la Juventus, perché per me, io ho già eliminato il Fortis, per me è Juventus, quindi così non ci sarà il dubbio di poter sottovalutare l'avversario. La Juventus non si può sottovalutare, quindi. Luca, mi fai rivedere un attimo l'ultimo gol di Canalini? Intanto lo facciamo rivedere, perché appunto così smentiamo che Canalini sbaglia il gol apposta, perché invece questo è un gol bello di rapina. Però volevo farti vedere una cosa, mi vai un attimo indietro Luca, tanto la partita è finita Bruno, ma guarda qui, un attimo indietro, qui probabilmente Chianese commette fallo. No, è per dire che se l'arbitro magari lo vede, guarda qui, Chianese dà una spallata
mi pare a Lotti, e qui ci può stare il fallo. Meno male che l'arbitro non lo vede. Angeli pennella un cross, ma guardate Chiaramini che è bravissimo ad anticipare nettamente il portiere. Quindi vedete che Canalini è lì per far gol quando ci riesce, ma, bene, quando non ci riesce. Ecco, no, ma anche perché bisogna tenere in considerazione, tante persone non lo tengono in considerazione perché veramente sono legati al sottile filo di palo dentro, palo fuori. Le partite si vincono e non si vincono veramente per ma non solo al nostro livello o solo con la Lucchese, con tutte le squadre, che basta guardare un po' le partite che ci sono in giro per il mondo e ora si possono vedere, le partite sono veramente decise da situazioni come questa. Questa qui è una situazione che l'arbitro avrebbe potuto fischiare punizione, la partita finiva 2-2, noi rimaneva che il fatto che noi si era fatto una partita importante, però chiaramente venivamo chiaramente criticati perché eravamo a troppi punti di svantaggio verso il Piacenza e via dicendo. La stessa cosa è successa domenica scorsa con il Formigine. Canalini ha avuto una grande occasione per poter portare in vantaggio la Lucchese e se avesse segnato si sarebbero fatti altri discorsi. Siccome questo è un progetto serio che deve guardare al futuro dell'esistenza della Lucchese e questo è un dato certo, allora ogni tanto che può capitare qualche partita, può capitare perché poi a noi veramente ce ne è capitate, perché se noi paradossalmente si fosse vinto con il Formigine e magari pareggiavamo a Mezzolara andava bene, non cambiava niente. Noi abbiamo cercato di vincere con il Formigine e non ci siamo riusciti e bisogna farsene una ragione. Al di là di tutte quelle cose che riguardano il rispetto, che sono cose talmente grosse che eviterei di utilizzarle in una partita di calcio. Poi abbiamo fatto una grande partita a Mezzolara che poteva finire anche 2-2 e rimaneva la grande partita della Lucchese. Invece abbiamo vinto perché abbiamo creduto sempre nella vittoria e questo è sintomo di grandissimo attaccamento, di grandissimo carattere, perché sfido qualsiasi squadra due volte in vantaggio, due volte raggiunti in modo poi anche un pochettino così rocambolesco, aver la forza di riattaccare e di rifare il terzo gol a una squadra secondo me molto forte, perché il Mezzolara è una squadra veramente forte, quindi avere la forza di fare il 3-2 è sintomo di grande carattere che questa squadra ha. Poi se qualche volta non lo dimostra, facciamocene tutti una ragione e pensiamo chiaramente che può capitare. Allora, ovviamente Luppi non ci è rimasto bene di questa sconfitta, lo comprendiamo dal suo punto di vista, perché la sua squadra anche lei ci ha creduto, perché per due volte sotto, per due volte era riuscita a pareggiare. Lo sentiamo nell'intervista dopo gara insieme anche al presidente Giannecchini. Mezzolara, forse l'inizio è stato un pochino, mi aspettavo Mezzolara un pochino più intraprendente all'inizio, avete fatto degli errori difensivi che non sono nelle vostre corde, anche sul primo gol per esempio. Sul primo gol c'è stato un rimpallo sul rinvio di un difensore, l'abbiamo fatto noi. Appunto. E infatti abbiamo fatto 5 gol noi perché le disattenzioni difensive ci hanno. Come te lo spieghi questa? Come spieghi? Il calcio è questo, ci vuole più cattiveria nel difendere, nel marcare l'uomo, di non farli crossare, di non pensare all'arbitro, che è colpa dell'arbitro, perché gli arbitri sono tutti questi e noi oggi abbiamo rovinato solo la prestazione, cioè avendo fatto un'ottima prestazione abbiamo rovinato quel risultato negativo, ecco, però questo non ci deve abbattere e ci deve. Dove si riparte dalla partita di domenica, di mercoledì, che recupero? Sicuramente c'è subito la partita del recupero con la spalla e basta. Quindi anche per il discorso playoff, insomma, quella di. Ma sono tutti importanti, siamo all'inizio del giorno di ritorno, c'è tutto il tempo possibile e immaginabile. Ecco, dispiace solo per il risultato e basta, perché meritavamo la vittoria sicuramente. Poi il calcio è questo, alcuni episodi ci sono andati storti, come il primo gol loro, però abbiamo fatto tutto noi, penso oggi. Dal punto di vista dello spettacolo, fra due squadre, anche le altre, una bella squadra messa bene in campo, siamo riusciti a portare a casa il risultato con una bella prestazione, insomma fuori casa lo sappiamo, siamo forti, ora vediamo di dare continuità e cercare di ripeterci già da domenica in casa.
Sentimi, sì, al di là delle assenze, che le assenze erano sempre tolte, no? Guarda caso che la linea quando entra lo segna i gol decisivi. Anche se poi io dico che la partita non è che l'avesse Canarini, insomma, è un giocatore importante nella nostra rosa, ha dato il suo contributo, i due gol di Chiarabini anche, sono stati due bei gol. Insomma, io un bel innesto, oggi direi che insomma è andato tutto bene, è stata una partita perfetta. Quindi, Luppi non dice la verità, perché insomma il Mezzolara avrebbe meritato di vincere, ma avrebbe meritato di vincere anche la Lucchese. Era una partita che, diciamo, semmai poteva finire in pareggio. Questa è la prima mezza bugia. La seconda è che non è vero che ha fatto tutto il Mezzolara, perché ha fatto tutto, sì, nel senso che insomma i gol li ha fatti segnare. Purtroppo l'incidente di Casapieri, il gol del secondo pareggio, ci può stare. Casapieri aveva salvato, in occasione del secondo pareggio, perché aveva fatto una parata difficilissima sul colpo di testa di Bazzani, ha avuto sfortuna perché poi la palla è rimasta lì ed è arrivato a Chilo, mi sembra, l'ha messa dentro. Non è vero, insomma, che ha fatto tutto il Mezzolara, diciamo. Ecco, guardate, questa è una parata molto difficile. Ora purtroppo c'è il tifoso che si alza, ma rivediamola, perché guardate che il colpo di Bazzani è angolatissimo e lui ha un colpo di reni. Purtroppo lì probabilmente chi è quel giocatore? È Angeli, il quale si fa un po' sorprendere perché l'avversario gli passa dietro le spalle e arriva prima sul pallone. Ci può stare, insomma, sono... Sì, sono cose normali, che chiaramente credo che nelle parole di Luppi ci sia un po' il rammarico della sconfitta, come può capitare, però credo che la Lucchese abbia avuto la forza per vincere questa partita. E poi sì che il primo gol è stato su un rimbalzo, però se rivediamo tutta l'azione. Noi siamo arrivati a quel rimbalzo lì, che poi ci ha portato con una bella, una bellissima azione manovrata, che poi magari sono cose che non si vedono agli occhi. Eccola qua, basta vederla agli occhi dei no, non è questa. No, non è questa, è comunque... l'azione del gol. Eccola qua, guardate, 1-2. Leggermente lungo, se si va ancora un palo fortunoso. Se si va ancora più indietro, noi siamo andati da quando la palla è sulla fascia qui, da quando la palla c'è la Chianese, ancora più indietro. Purtroppo non si vede l'azione. Comunque siamo arrivati lì noi con un'azione con veramente passaggi. Manovrata benissimo, poi chiaramente è capitato questo rimpallo, però credo che è indubbio che la Lucchese non ha rubato niente. Allora, parliamo della partita di domenica con la Juventus. Mi piace questo parallelismo di Bruno, che dice è bene non sottovalutare nessuno. Allora facciamo finta domenica di affrontare la Juventus invece che la Fortis. Intanto la bella iniziativa che avete varato, che la società ha varato, cioè quella di lasciare ingresso libero alle donne. Allora speriamo che le donne domenica vengano in tante allo stadio e facciano un po' da tredicesimo, dodicesimo, non uomo, ma da dodicesimo donna in campo. Ma io credo che questa sia l'ennesima iniziativa e dimostrazione a tutti, anche a qualcuno che è ancora più scettico, che questa è una società veramente, veramente che è solo da sostenere in tutto e per tutto, perché veramente stanno dimostrando di essere con grandissimi sacrifici. E stanno dimostrando di tenerci veramente tanto alla causa ed esaudire quasi tutti, diciamo, i miei desideri nel potenziare la squadra e nel credere ancora nel poter raggiungere obiettivi importanti. Io sono convinto di questo e spero che il tempo mi dia ragione. Credo che i punti da Piacenza, come ho detto in passato, siano soltanto 5 e non 8, perché i 3 punti noi glieli porteremo via con mettere la firma io oggi ad essere all'ultima partita di campionato a soli 3 punti da Piacenza. Quindi bisogna che ci crediamo tutti, creiamo questa atmosfera del Portenese, che sicuramente dà dei vantaggi, ma vi garantisco che dà anche degli svantaggi
perché chiaramente le squadre avversarie sono cose che abbiamo detto e ridetto, ma sono cose vere che solo chi è in campo riesce a capirle, perché io ai tifosi lucchesi gli voglio un bene dell'anima, però loro non si rendono conto di queste cose perché non le capiscono, perché non le hanno vissute, quindi non sono cose che condizionano non dovrebbero accadere, però vi garantisco che gente che ha giocato anche in nazionale, che è passata a Lucchese, era un po' condizionata, ma il condizionamento non è solo nella Lucchese, ma negli avversari che vengono al Portelisa e prima della partita fanno le fotografie allo stadio pensando di non venire più a giocare al Portelisa. Questi sono meccanismi che innescano in un giocatore delle motivazioni che non si possono controllare oppure condizionare. Purtroppo bisogna... E allora se qualche volta capita questo, bisogna farsene una ragione, perché esistono queste cose, ve lo garantisco, perché io l'ho vissuto e lo so. Magari qualche tifoso non lo comprende perché non lo ha vissuto, non si rende conto, dice ma è possibile che uno gioca perché quello è più motivato e quello è meno motivato. Non c'è una spiegazione, perché io ripeto, se c'è qualcuno che ha la spiegazione a queste cose, che fanno parte del gioco del calcio, fanno parte proprio di questo sport, viene qui, ce lo dice e noi le applichiamo alla lettera, ma non credo che venga nessuno. Va bene, va bene. Allora, l'appello che facciamo è quello, domenica purtroppo il meteo non ci assiste, perché mi sa che pioverà anche domenica purtroppo, ma insomma almeno la tribuna cerchiamo di riempirla, la tribuna coperta. Questa squadra ha sicuramente bisogno di un pochino più di seguito, di affetto, di partecipazione da parte della città. Lasciamo perdere la parte istituzionale, e su quello la società sta lavorando, si è aperto un canale, diciamo, di dialogo con l'amministrazione comunale. Speriamo che nei prossimi giorni questo canale, questo dialogo possa portare ad un risultato concreto, cioè di alleggerire le spese di gestione del Portelisa. Credo che si potrà fare questo con buona volontà da parte di entrambi, però ha bisogno di partecipazione anche da parte dei tifosi. Ultimamente le presenze sono state un po', ecco, scarse, quindi cominciamo invece a crederci tutti e da domenica ad essere un pochino più partecipi. Quindi le donne, magari, visto che entrano gratis, convincano loro gli uomini a venire allo stadio domenica. Non ci sarà Brega, anche sconterà l'ultima giornata di squalifica, ma c'è un Canalini che sicuramente ha voglia di giocare e sarà utilissimo. C'è Rossi recupera anche lui, ma insomma c'è un Galli in più, un Petrone in più. Petrone in più, quindi insomma ci sono gli ingredienti, credo, per venirsi a vedere la partita e cercare di remare tutti nella stessa direzione. Bruno, questo direi che è l'appello finale. Ma questo chiaramente non è mai mancato, io sotto quell'aspetto non ho niente da dire. Sono convinto che noi crediamo di poter ancora dire la nostra in questo campionato. Per noi domenica è iniziato, diciamo, un nuovo campionato, e c'è la caccia ossennata al Piacenza. E hai 3 punti tutte le domeniche. Tutti insieme, ma io sono convintissimo, lo dico veramente con convinzione, e spero di non essere smentito. Io sono convinto che la Lucchese, potenzialmente questa Lucchese, può vincere tutte le partite, quindi mi auguro che non ci siano più incidenti di percorso, e qualche volta che magari non si riesce a sbloccare il risultato, allora creiamo tutti insieme un clima positivo, un ambiente ostile, che magari si vince. Voglio ricordare che noi non si è preso, credo, forse un rigore. Il rigore non si è preso, cioè non abbiamo avuto dei grandissimi vantaggi sotto l'aspetto extra proprio le partite giocate. Quindi speriamo d'ora in avanti di avere tutti insieme, di creare un po' questo clima ostile per avversari e chiaramente anche arbitri. Bene, grazie a Bruno Russo, buon lavoro naturalmente.
nelle prossime settimane, appuntamento a mercoledì prossimo e soprattutto domenica per Lucchese Juventus. Va bene? Perfetto. Ciao a tutti, buonasera. Arrivederci.